appassionati di calcio, buon pomeriggio dal comunale di Aci Sant'Antonio, da Francesco Costanzo. Le immagini che vedete, un'esclusiva Radio Night a cura di Giuseppe Signorino, con la camera a bordo campo di Estefan Tirrito. Sul terreno di gioco, Acireale contro la Marinianese per la 14ª giornata del campionato di Serie D, Girone I. La formazione acese di mister Massimo Costantino, dopo la sconfitta nel derby a Catania di domenica scorsa, è obbligata ad ottenere l'intera posta in palio contro l'ultima della classe, che è reduce dall'ennesima sconfitta nel recupero infrasettimanale rimediata a carica T. Formazioni: Maglialese in campo con Lesta, Massaro e Ciaravolo, Palumbo, Tosolini, Monteleone, Fiorillo, Pedruccelli, Ferraro, Maidana e Didato. Acireale in campo con Giappone, Bugolo, Brugaletta, Palermo, Di Stefano, Tuminelli, Medico, Guarino, Patanè, Rimonelli e Coulibaly. In panchina troviamo Truppo, Maniscalco, Russo, Savanarola, Virgillito, Cannino, Arquin, Rotella e Fratantonio. Allenatore Massimo Costantino, dirige l'incontro il signor David Kovacevic di Arcoriva, primo assistente Michele Nappi di Latina, secondo assistente Gabriele Elsirino di Ostia Lido. Partiti. Alza questo campanile Guarino, Coulibaly. Visibilmente stattonato, un bel tempo a tutti, Coulibaly. La prima conclusione in porta della Cireale al minuto 3 di questa prima frazione di gioco. Ci ha provato Coulibaly, che si è ben liberato. Palla rincorsa da Limonelli e la tiene in campo. Vuole suggerimento per Palermo. Il tiro grossa con la palla che termina in fallo laterale. Palermo per Mattia Luminelli. E supera la linea mediana del campo. Il suggerimento nella rigore per la deviazione col pallone di poco al lato Limonelli. Davvero una ghiotta palla gol per la formazione granata. Undicesimo del primo tempo, corner dalla sinistra per la Cireale. Sul pallone Saro Bucolo, pronto a battere. Palla centrale, la deviazione da parte di Coulibaly, che non trova lo specchio della porta. Recupera palla Marinanese, se ne può andare. Occhio al lancio in profondità per lo scatto di Didato, che punta Brugaletta. Va il tiro a giro e la palla che colpisce la traversa clamorosa. C'è il gol assegnato. La palla ha attraversato la linea di porta e il vantaggio della formazione della Marinanese al minuto 14 di questo primo tempo. Di Stefano, il controllo e il suggerimento per Coulibaly. Il tiro in porta con la palla che termina di una spanna al lato, che punta l'avversario, va a traversone basso. Di Stefano la controlla, si gira ma non trova l'impatto col pallone, la recupera Saro Brucolo, pensa al tiro, la sua conclusione però si perde sopra la traversa. Di Stefano in anticipo su tutti, dovrebbe darla in profondità per lo scatto da parte di Coulibaly, che cerca di fare tempo all'avversario in area. Coulibaly e la palla a rete, il gol della Cireale, il pareggio della formazione granata alla mezz'ora, 1-1 con la rete di Omar Coulibaly, che ha messo la palla in fondo al sacco. E dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Acireale 1, Maglianese 1, è il finale del primo tempo. La battuta, il colpo adesso di Di Stefano con la sfera che sta per terminare al lato. La sventagliata di Palermo per lo scatto da parte di Coulibaly. Ossiano con la in area, Coulibaly, la respinta di Lesta, ghiotta occasione sciupata da Coulibaly da buonissima posizione. Massaro, il traversone in area di rigore, il colpo di testa e grande spinta da parte di Giappone a dire di no alla deviazione aerea da parte di Ferraro. 17esimo della ripresa, posizione dal vertice sinistro offensivo, corner corto di Bugolo, la palla sul palo di gol, il gol della Cireale, il vantaggio della formazione granata con Guarino. Acireale 2,
Marinanese 1, la rete della formazione granata con Vincenzo Guarino. 21esimo della ripresa, la battuta di Maidana in aria, il colpo di testa, la palla controllata da Giappone, palla per Arquin, la controlla, punta la porta avversaria, Arquin! E la palla che termina di una spanna al lato deviata. E arriva in questo momento il tipice fischio arbitrale, è game over al comunale di Aci Sant'Antonio. La Cereale batte in rimonta la Marinanese dopo il vantaggio ospite al 14esimo del primo tempo, firma di Vidato. Arriva il pari alla mezz'ora, sempre nella prima frazione, con Koulibaly. Il gol vittoria nella ripresa al 17esimo è di Guarino per il 2-1 della Cereale sulla Marinanese, che quindi torna alla vittoria dopo una astinenza abbastanza prolungata. E quel che è più importante, finalmente gioisce per la prima volta davanti al proprio pubblico, sfatando così il tabù casalingo. Ricordo, questa è una produzione Gabri Infiniti Milano. Cosa è più bella, la vittoria o il gol? La vittoria sicuramente. Chiunque avrebbe fatto gol sarebbe stato meraviglioso, perché abbiamo sofferto per tante partite cercando appunto la vittoria, e seppur tante volte ci siamo andati vicino, finalmente ci siamo riusciti quest'oggi davanti al nostro pubblico, quindi sicuramente per la vittoria. Poi il Signore ha voluto che facessi gol e sono contento per questo, perché lo meritiamo, lo merito, e lo dedico a tutta questa gente che tutte le domeniche non ci ha mai abbandonato. Perché al di là della prestazione personale, oggi possiamo dire un'ottima girale sotto tutti i punti di vista. Quello che ha dimostrato a Catania lo ha dimostrato anche oggi. Sì, è vero, a Catania abbiamo fatto una grande partita, non meritavamo la sconfitta, però il calcio ti toglie e il calcio ti dà, quindi ogni tanto qualche soddisfazione sta arrivando, siamo contenti e dobbiamo continuare su questa strada. Senti, qual era la difficoltà maggiore? Giocare bene e non vincere? Purtroppo il campo non ci aiuta, noi siamo una squadra abbastanza tecnica, abbastanza forte tecnicamente, che purtroppo su questi campi facciamo fatica, però non fa niente, nel senso dobbiamo andare oltre a queste difficoltà, dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo e dobbiamo continuare. Senti, come proseguire? Così, sicuramente così, sotto il punto di vista dell'approccio, della cattiveria, dell'agonismo, perché alla fine il lavoro paga e alla lunga ci pagherà, ne sono convinto. Senti, per il gol di oggi? Sono contento, non mi mancava da un po', sono contento, che dire, sono felicissimo, va bene così.